Ragazzi, ecco qui Apple Watch serie 7. Ma è spaccato? Ma no, ma non è la serie 7, è il mio Apple Watch serie 1. Non ricordo se lo acquistai nel 2015 o 2016, comunque è uscito ormai da parecchio tempo, la serie 1, il primo Apple Watch, poi non valeva la pena ripararlo e quindi eccolo lì. L'ho tenuto così come cimelio, come ricordo, perché l'ho tenuto al polso davvero tanto tempo. Non ho mai portato l'orologio, ma messo l'Apple Watch non l'ho più tolto. Infatti, fino a che non si è spaccato, probabilmente un annetto fa, è stato al mio polso. Vabbè, detto questo, eccolo qui, Apple Watch serie 7, Apple Watch appena uscito, che dire, in questo video non ne parliamo proprio specificatamente, ma andiamo a vedere l'unboxing. Unboxing, cosa c'è nella confezione e per vedere bene questo articolo. Bene, che dire, niente, vediamo l'unboxing e poi ne parliamo. Bene ragazzi, avete visto unboxing di Apple Watch serie 7, molto bello. Beh, avanti a tutto schermo c'è scritto sul sito di Apple, ovviamente, perché che fa la padrona in questo cambio tra Apple Watch 6 e Apple Watch 7 è proprio lo schermo, che è il 20% più grande. Vediamolo da questa parte su questa telecamera. Io ho scelto questa FaceTime proprio per farvi vedere, e anche perché mi piace, per farvi vedere appunto come è più grande e come ha
poco bordo lo schermo. Schermo ovviamente OLED luminosissimo, io lo utilizzo a metà di quello che è la massima luminosità e nonostante quello al sole si vede davvero molto molto bene. Ma cosa c'è all'interno della confezione? Ovviamente il cinturino che potete scegliere in fase d'ordine, chiaramente scegliete il cinturino che preferite con le due lunghezze, lunga o corta, a secondo appunto se il nostro polso è grande o piccolo. Questa volta all'interno della confezione carica batterie USB-C con ricarica rapida, infatti carichiamo il nostro Apple Watch Serie 7 in soltanto un'ora, quindi un'ora per avere la massima carica di Apple Watch. Sempre all'interno della confezione abbiamo, eccolo qui, i soliti opuscoli, se così li vogliamo chiamare, dove ci dice semplicemente come mettere il cinturino, come accendere, come scegliere appunto le varie cose e come andare a ricaricarlo. Davvero, davvero semplicissimo, sapete che Apple non mette chissà che cosa all'interno delle confezioni. Lo schermo viene protetto da questo cartoncino, carta, ora non so esattamente come chiamarlo, quindi molto ben protetto, faticoso quasi anche da togliere. Cos'altro dire? Niente, che sul retro del caricabatterie questa volta a sorpresa abbiamo il caricabatterie in alluminio. Non so per quale motivo sia stata la scelta di fare questa cosa per quanto riguarda Apple, ma io avevo anche quello precedente che non ce l'aveva e quindi non si è mai rovinato, diciamo che credo potevano farlo, come no, sinceramente non ho visto la necessità, ma vabbè, c'è, quindi meglio così che ci sia. Bene, cosa dire di questo Apple Watch Serie 7? Ma fa da padrone, come vi dicevo, lo schermo, quindi se avete un Apple Watch Serie 6 direi che la differenza non è atroce. È stata ampliata un po' l'app sonno su questo Serie 7, infatti adesso c'è la possibilità anche di andare a dire un obiettivo sonno, diciamo ad esempio all'orologio che noi vogliamo dormire per circa 7 ore, lui ci monitorizza e ci dice se abbiamo raggiunto il nostro obiettivo piuttosto che no. Insomma, questa app sonno è stata un po' ampliata e sistemata al meglio. L'Apple Watch più resistente di sempre, sarà vero o non sarà vero non lo sappiamo, ma quello che è stato dichiarato è che questo Apple Watch dalla serie 1 ad oggi è il più resistente di tutti. Infatti ha uno schermo che è dichiarato il più resistente di tutti gli Apple Watch. Sul retro tutto davvero molto molto lucido, guardate qui che bello. E colorazione, io ho preso la colorazione mezzanotte, quindi la colorazione nera perché mi piace davvero tanto. 5 colorazioni disponibili per quanto riguarda l'alluminio, abbiamo il verde, l'azzurro, il rosso, quindi il classico red, il bianco e appunto questo mezzanotte che mi piaceva davvero tanto. Beh, come vedete io ho anche l'Apple Watch Serie 1 nero, proprio perché mi è sempre piaciuto il nero, ed ecco lì che sono andato a ripetermi a comprarlo di nuovo nero perché mi piaceva. Chiaramente poi la possibilità di cambiare i cinturini quando vorrò, come vorrò. Bene, per questo unboxing direi che è tutto. Sulla confezione c'è il nostro orologio in rilievo, molto bello e carino da vedere. Confezioni Apple sempre molto molto semplici e ben confezionate, quindi sinceramente molto belle le confezioni di Apple, mi piacciono davvero tanto. Bene, per questo unboxing è tutto, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo siete già e accendete la campanella così vi avviseranno quando pubblicherò qualche video. Cos'altro dire? Lasciate un like se il video vi è piaciuto, mi farebbe davvero tanto piacere, e noi ci rivediamo sempre qui sul mio canale YouTube al prossimo video. Ciao!